Oggi ci occupiamo, di indennità di accompagnamento che è disciplinata dalla legge 18 del 1980. Chi può richiedere l'indennità di accompagnamento? Quindi quei soggetti che sono impossibilitati a deambulare senza un accompagnatore o chi è impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita. Questa accezione ha un significato molto importante, molto più largo di quello che si pensa, perché molto spesso vengono dei clienti allo studio che credono, hanno la presunzione di avere diritto all'indennità di accompagnamento solo perché hanno delle patologie importanti, ma che nulla c'entrano con i requisiti sanitari richiesti dalla legge 18 del 1980. Non poter svolgere gli atti quotidiani della vita ha un'accezione appunto più larga rispetto a quelli che sono i gravi disturbi della sfera intellettiva, perché non poter compiere gli atti quotidiani della vita molto spesso significa non poter nutrirsi, non poter vestirsi, non riconoscere il valore del denaro. L'indennità di accompagnamento è cumulabile con altre pensioni, ma non è cumulabile con altre indennità, come l'indennità di frequenza, l'indennità per causa di guerra o di lavoro. Ora occupiamoci di quello che è l'aspetto procedurale per richiedere in via amministrativa l'indennità di accompagnamento. La prima cosa da fare è recarsi dal proprio medico di famiglia e compilare e inviare il certificato medico online. La seconda cosa da fare è quella di compilare online la domanda. Dopo che la visita è stata espletata dinanzi alla Commissione Medica Sanitaria dell'INPS, aspettare che arrivi presso il proprio indirizzo l'esito del verbale. Quando il verbale è negativo e quindi la pratica è stata bocciata in sede amministrativa, ecco che il soggetto richiedente può rivolgersi ad un avvocato perché esiste la possibilità di fare ricorso.